Olebria. Incredibile. E così si inizia, cari amici. Siamo qua al Parco della Caffarella. Fate via Gennaro Mandaini e arrivate subito. Sono le 4 del pomeriggio qui al Parco della Caffarella e già si vede la luna in cielo. Di qua la luna. E di qui il sole. E cari amici, anche se oggi sembra che ci siamo persi, invece no, state con noi che sono tante belle cose. Beh, carino qua, eh? Fantastico, cari amici, abbiamo pure le galline, galli, galline, forse quello è un gallo, le altre galline, non so. Comunque tutte belle ruspanti, belle allegre. Siete allegre? Speriamo di sì. Bisogna essere allegri nella vita, cari amici. Perché è la vita che lo vuole. Adesso mi sgagnano un dito. No. Tutto bene, qua è il casale della Vaccareccia. Siamo sempre qui al pollaio. Adesso. Mura medievali e capretti. Meglio di così, se già volete. Andiamo a vederli da più vicino. Le mura, il castello e le caprette. Quanti sono? Sono nati gli agnellini e ci sono tante caprette. Pecore! Oh, pecore! Caprettine. Anzi, pecore, otti. Io sto sempre con le capre. Pecore. Tante belle pecore. Questo è il casale della Vaccareccia. Il torrente Almone che scorre felicemente. Il castello, il torrente Almone. E la luna. Gennaro Gelmini, ieri era il 23 novembre 2023, oggi il 24 novembre 2023 è il mio compleanno, compio 49 anni, ma veniamo al dunque. Come sapete ormai, cari amici, sono tanti anni, dal 1999 e in varie tappe fino all'apertura, prima la mail nel 2008, poi YouTube nel 2009,
anche nel 2009 il blog, varie tappe, quindi dopo anche su internet. Comunque i miei studi sul pianeta Nibiru, che naturalmente cioè, deve essere confermato, ok, ma se io so, ho la certezza che esiste, io comunque ho questa certezza. E quindi l'aumento degli eventi, terremoti, alluvioni, tutto quanto, sul pianeta Terra è anche legato all'influsso di questo pianeta. E quindi ho fatto queste consegne e poi studiando anche l'eclissi in relazione all'aumento sismico, vulcanico, tutto quanto, come sappiamo, i vari eventi, anche alluvionali, tutto, relativo all'avvicinarsi al pianeta Nibiru all'interno del Sistema Solare, ecco che risulta al 28-29 aprile 2024, quindi l'anno prossimo, un aumento considerevole della sismicità dei terremoti nel continente americano in relazione al fatto dell'eclissi dell'8 aprile 2024. Poi, 19 giorni dopo, poco più, avviene un aumento sismico, siccome l'eclissi di sole, ultima del periodo, avverrà sul continente americano, tra Messico, Stati Uniti, Canada, all'8 aprile 2024, 19 passa giorni dopo, ecco che c'è l'aumento sismico, ho calcolato 28-29 aprile 2024. E, beh, tutto, insomma, io ho sempre fatto questi studi, si spera sempre in bene, ovviamente. Noi abbiamo questa bellissima possibilità di vivere in questa maniera la vita. E quindi, cari amici, benvenga. Siamo qui al Casale della Vaccareccia, che è come un castello, in compagnia delle nostre pecore, nostre tra virgolette, nel senso appartengono a quelli del castello. Però psicologicamente sono anche nostre, nel senso che noi viviamo la vita. Io l'ho sempre cercato di dirlo nei video, ho sempre cercato di farlo capire. Non state lì, è vero, anche a rivangare il passato. Io per esempio, facendo 4 mesi di ospedale, sono stato proprio male, ho fatto un video apposito su questo, e però vedete adesso come sto, e siamo felici. Quindi rallegratevi delle cose, rallegratevi, sinceramente. In questo bellissimo posto, pecora, la nostra pecora, ma proprio, oh, ma niente, sta lì tranquilla, pecora, niente, lei non ti lascia brucare, ma giustamente, l'agnellino lì inizia anche lui a cercare, però non quelle foglie lì, agnellino. Non sono buone quelle foglie lì, devi brucare l'erba. Non sono granché quelle foglie lì, foglie gialle. No, no, non quella, agnellino. Quelle sono foglie secche. Vabbè, a lui gli piacciono le foglie secche, così. Vabbè. Bene, che belle giornate che abbiamo trascorso, cari amici. Ne è valsa la pena tornare qui. Agnellino, non andare troppo lontano. Torna indietro, dai, torna indietro. Torna dalla mammina tua. Vai, vai. È lì, dai. State vicino. Vogliatevi bene, state vicino. Cioè, state vicino psicologicamente. E comunque vivete la vita e non affannatevi troppo.
E questo era ai tempi l'abbeveratoio delle pecore. Ogni nostro tartufo racconta una storia. Ok, una bella storia. Guardate che posto incredibili, Giove, la luna e i paesi attorno a Roma, sulle colline. Se vi serve una matita, qua c'è il matitone. Siamo sempre felici di arrivare qui a Genova, come in altre città d'Italia e dell'estero. Assolutamente. Ciò che occorre fare, la nostra esistenza deve essere dedicata a qualcosa. Dedicarla e capitare a Genova è una gran bella cosa. Che ne dite, cari amici? Ci siamo riusciti anche stavolta. Non doveva essere facile, eppure ci siamo riusciti. Venuto per i miei studi, più che studi, lettere. Come al solito sono venuto per le mie lettere e benvenga. E si ricomincia bene perché si prende il ritmo fino chiaramente al tempo che verrà le cose nuove, le cose vere. Io prevedo appunto fino ad aprile un aumento sismico vulcanico. Gennaro Gelmini al 21 dicembre 2023 da Genova, dopo Roma, Roma e Genova. E che ne dite, cari amici? Senza dilungarci troppo, andiamo al castello del Galletto? Che ne dite? Un castello di un navigatore genovese, costruito da un armatore genovese, tutto per noi, per visitarlo. Qui a Genova, naturalmente. Il porto, le grandi navi da crociera e le navi, gli yacht, le grandi navi.
siamo saliti per davvero. E anche tutte le persone. E ci siamo riusciti, cari amici. Qual buon vento, ma che bella splendida giornata. Che bella giornata, che splendida giornata. Diciamo come vogliamo. Sentite, siate liberi. Siamo arrivati a Castello. Castello d'Albertis, il castello del Galletto, di un marinaio genovese, un armatore genovese, che girò il mondo, infatti qua c'è il Museo delle Culture del Mondo, girò il mondo e con i suoi viaggi poi si fece un castello in cui arredò le cose che trovò in tutto il mondo e insomma, è inutile che stiamo lì a snocciolare. Io penso che la bellezza dell'arte sia questa, immaginare anche un po', quindi è inutile che vi descrivo tutto. Immaginate la bellezza di Genova, di tutto il mondo. Da qui si parte e si parte per il mondo intero. Il porto di Genova, che è tutta Genova. A quanto pare proprio c'è il Luna Park oggi. Come si dice, una piccola casetta. Ma proprio piccola, piccolina, oggi siamo felici perché siamo tornati a viaggiare nel vero senso della parola ed è bellissimo. La torre che avete visto dal mare, bellissimo, dal mare l'avevamo inquadrata per primo, proprio questa torre qua. Sembra sempre qui di vedere le ombre dei soldati dei secoli. Olha aí,